Buongiorno, scusate, oggi siamo all'aperto, qui sotto al tendone da circo. Sì, fra un po' mi prendono anche al circo se continuo a fare i video in questa maniera. Allora, oggi sono qua per una cosa particolare, ma ce lo sapete voi? Scusate, ma ce lo sapete voi quanto costa una bottiglia d'amaro oggi? Ma è una cosa impressionante, costa un botto. Allora mi sono detto, siccome sono bravo a fare le ricette, ma mo sai che c'è? Mi faccio l'amaro, mo levo il tendone e vi dico come si fa, va bene? Seguitemi. Allora, oggi sono andato in una bella erboristeria e mi sono comprato un po' di, mamma mia, un po' di profumi, un po' di odori, un po' di spezie. Adesso vi faccio capire come si può fare un amaro fatto in casa con veramente due soldi, nel senso che l'unica cosa dispendiosa che è una bottiglia di alcol puro, qualsiasi marca purché sia una cosa decente, alcol puro a 95-96 gradi, purché sia a 95, se no fa una bischietta Coca-Cola. Detto questo, per fare l'amaro non è che serva tanto, servono dei profumi, degli aromi che adesso vi mostrerò, e chiaramente più ci se ne mettono e più l'amaro diventa con un certo profumo che magari esce fuori un po' di liquirizia, un po' di camomilla, un po' di quello, un po' di pepe, un po'. Io adesso vi darò una serie di ingredienti, dopodiché deciderete voi se metterli tutti o metterne meno, poi li provate e tanto ci vorrà pochissimo. Il problema è solo uno: la ricetta dura 30 giorni, quindi stiamo qua 30 giorni, magari giochiamo a carte col morto, senza morto, e però dovremo stare 30 giorni, perché praticamente quello che famo adesso o risentiamo fra 30 giorni. Diciamo che 30 è il minimo, se potrebbe andare anche un pochettino più su, però questo lo fate con l'esperienza. Una volta che avete capito che vi piace l'amaro che viene fuori, lo fate di 60, 90, 100, un anno, quello che vi pare a voi. Non c'è una ricetta. Tendo a spiegare che non sto facendo un distillato. Il distillato è con l'alambicco, col fuoco, con lo scalda, qualcosa che ci vogliono certe esperienze e chiaramente anche dei permessi per poter fare una cosa del genere. Qui stiamo facendo semplicemente una cosa a bagnomaria, nel senso che mettiamo l'alcol, mettiamo un po' di odori, di sapori, la scorza d'arancia, il limone, la camomilla, la cannella e una marea di altre, guardate quante è. Ma non vi preoccupate, tutta sta roba costa meno di 15 euro. Attenzione, 15 euro, io con questi ci faccio 50 litri di alcol, di amaro. Io l'ho comprato perché chiaramente ho gli amici che una volta che gliel'ho dato mi hanno detto: buono sta amaro, quanto costa? Quanto è buono? Dice: niente, non costa niente, perché qua, allora, l'anice stellato, 10 grammi costano 75 centesimi. Quindi voi ve ne fate una scorta, poi ve li tenete da parte e magari ne pigliate un pochettino alla volta. Quanto prenderlo? Ah, oh, questa è la domanda più importante. Cosa bisogna fare? Allora, per fare una cosa perfetta, precisa, standard, che poi la potete rifare senza sbagliarvi, perché magari lo fate una volta e vi viene buono, una volta dopo magari fate quella cosa, sbagliate la quantità e vi viene un altro amaro, magari che sa più di quello o meno di quell'altro, e quindi no, era più buono quello, vattene a ricordare com'era. Quindi comunque vi invito a prendere nota. Io adesso vi dico, ma tanto nella ricetta ci saranno tutti gli ingredienti che io ho messo, dopodiché voi eliminate se non trovate, che ne so, il cumino, non lo trovate, ce lo mettete, vorrà dire che sarà meno di cumino. Com'è l'odore di cumino? Non lo so. Per cui alla fine mettiamo insieme, io già l'ho provato tutte queste cose qua, è venuto l'amaro eccezionale. Dopodiché stiamo facendo una cosa in infusione, quindi stiamo a mettere un po' di prezzemolo, di origano, di cardo mariano, che sono quelli dei benedettini, praticamente dentro all'alcol lo lasciamo stare per 30 giorni, filtriamo e beviamo. La ricetta è facilissima, l'unica cosa che serve è dell'alcol, dello zucchero di canna, così, oppure ve lo comprate come vi pare, e una serie di ingredienti. Dopodiché l'unica cosa che serve, siccome io faccio un litro, praticamente ci dobbiamo mettere tutta sta roba qua,
per cui nella bottiglia non ce la infilate, quindi vi servirà un barattolo di questo genere, che in questo caso è 1,5 appena lavato, è 1,5 litri, per cui o una cosa così, oppure se voi volete partire da mezzo litro non fate altro che dividere a metà le quantità che adesso sto per darvi, e quindi ve ne fate mezzo, quindi in una bottiglia da un litro di quello che volete ci infilate dentro l'alcol e tutta sta roba qua e provate. Fra 30 giorni, quando se siamo stufati ed è stacquato per 30 giorni, vi dirò il secondo procedimento, che è facilissimo. Cioè bisogna prendere l'alcol, filtrare da tutte queste cose che ci stanno dentro e mischiarle con un pochettino di zucchero e acqua. Quanto d'acqua? Dopo ve lo dico, perché chiaramente con un litro di alcol voi riuscite a fare anche 3, 4, 5 litri di amaro. È chiaro che la gradazione influisce molto, per cui se lo volete molto più potente ve ne viene un po' di meno, se lo volete più gradevole sui 25-26 gradi ve ne vengono fuori 4-5 litri. La formula ve la dico dopo, ve la farò dopo, ci vediamo fra 30 giorni, la formula sta lì e non c'è problema. Il video adesso lo faremo in due passate e dopodiché vedremo qualcosa fare. Piccola raccomandazione, allora. Le pietanze, gli ingredienti sono delle semplici foglioline di melissa, di cardo, che sono foglioline, quindi foglioline che possono andare bene come se mettesse il prezzemolo, quindi queste possono andare direttamente dentro la bottiglia. Dopodiché ci sono spezie tipo cannella, coriandolo, non vi preoccupate, dopo ve li dico tutto. Pepe, voi direte il pepe dentro l'amaro. Sì, signore, c'è il pepe dentro l'amaro. C'è sta il pepe, ci sono le bacche di un sacco di roba. Io adesso ve le dico tutte. C'è dello zenzero, chiaramente, che io uso fresco. C'è del pepe che io uso della Giamaica, oppure del pepe bianco, del pepe nero. Insomma, pepi di vario genere. Ne potete mettere anche altri. Come dicevo prima, ci sono queste spezie che possono andare. Il pepe e tutto ciò che è una bacca o un qualcosa così intera, del rametto di albero, converrebbe sempre che lo tritiamo. I pro e contro del tritare. C'è gente che mette, questa per esempio è cannella, ne mette una di queste dentro e lascia traspirare. Qual è il problema? E che filtrandolo poi alla fine, dopo 30 giorni, questa bacca praticamente va via, questo alberello va via tutto insieme. Se invece lo pestate, quindi lo tritate come il pepe, chiaramente l'alcol, quando sta a contatto del pepe o della cannella, se lo lasciamo così, la pallina prende solo il sapore del fuori, della bacca, del chicco, di quello che sia. Se invece lo pestate, praticamente lo frantumate, come magari anche in un mortaio, oppure possiamo prendere anche un frullatore, potete frullare tutto. Che succede? Che l'amaro viene più buono se chiaramente viene pestato il pepe e la cannella e tutte le varie bacche. I contro sono che quando lo andate a filtrare lo dovete passare un po' più volte, perché non basta sicuramente una volta per togliere tutte la polverina che si genera col pepe, per cui o lo bevete quindi non filtrato bene, quindi di un colore che magari non vi piace troppo, oppure lo passate più volte. Come passarlo? Allora, ci sono tanti modi di passarlo. L'alcol e la polverina di questo genere non viene filtrata con un semplice passino della cucina, ci vuole qualcosa di più spesso, quindi in ordine di quello che trovate a casa c'è il cotone, oppure della carta, quella di Scottex. Chiaramente ogni volta che la passate la carta si imbeve dell'alcol e quindi lo dovete strizzare, se no ogni volta è mezzo bicchierino di liquore che se ne va. Potete usare anche i fazzolettini buoni, mi raccomando, quelli da tempo, li mettete in un imbuto, poi lo vedremo quando sarà tra 30 giorni che stiamo ancora qua, lo filtrate più volte, ad ogni passata il liquore diventa sempre più limpido. Se volete perdere tempo, lo filtrate tutte le volte fino a quando arrivate a una limpidezza che vi aggrada, se no vi fermate a 1, 2, 3 volte in base a quello che ci abbiamo messo dentro. Andiamo a vedere quindi tutte quante le spezie che andiamo a metterci dentro. Quindi a quel punto
io userò il mortaio, quindi tutto ciò che è palline e tutto lo trito come se stessi facendo un pesto alla genovese. Dunque, un'altra piccola raccomandazione, per fare una cosa perfetta bisognerebbe pesare esattamente i grammi, la grammatura di tutte queste spezie. I problemi in questo momento sono un paio, io mi trovo all'aperto per cui non riesco a mettere la grammatura su questa piccola bilancia. Secondo è difficile avere una bilancia che pesi anche i grammi, perché a meno che non siate uno spacciatore, e io in effetti sono uno spacciatore di ottime ricette, però non pensate male, quindi mi sono comprato la mia bilancina che pesa anche 0,000 periodico. Se non l'avete non vi preoccupate, perché vi basta semplicemente, io la prima volta sono andato a naso, come si dice, ho odorato, mi piaceva e ne ho messo lì un pochetto. Comunque non è un problema, io adesso dopo le dosi ve le do tutte quante, se poi vi sbagliate mezzo grammo di più, mezzo grammo di meno, non succede niente, non è che stiamo a fare cose che magari le gocce per il cuore le mettete di più, morite il giorno dopo, non vi preoccupate, saprà un po' più di quello, un po' meno di quell'altro, ma non è una ricetta esatta e precisa. Nel momento in cui capite che quella cosa, o vi comprate il bilancino, vi piace, vi segnate tutto come ho fatto io, perché se no non ve potete scordare, perché io per esempio ho una trentina di sapori, di spezie, ma non è detto che voi le dobbiate mettere tutte, io ve le elenco tutte, poi quella che trovate ce le mettete, le altre non vi preoccupate, non succede niente, ok? Quindi, siccome mi trovo all'aperto, sarebbe stato meglio mettere un bicchierino di carta, quelli di plastica per il caffè, però all'aperto mi se ne vola tutto e faccio una figuraccia, quindi userò questo bicchierino di vetro, chiaramente ogni volta aggiustando la tara, perché sennò è un macello. Allora, qui azzeriamo la tara e quindi ci siamo. Allora, facciamo così, facciamo un ordine inverso. Dunque, pepe, allora, io vi do i numeri, dopodiché voi segnate e io mi segno anche che cosa sto facendo, così vi dico quante ve ne metto, io faccio per un litro, quindi voi se fate mezzo litro fate la metà di quello che vi dico. Allora, questo è pepe della Giamaica, ne mettiamo 2 grammi, però questo, se vi ricordate prima che vi dicevo, è in palline, allora lo trisiamo, però lo facciamo dopo, ed è uno che abbiamo messo. Poi pepe bianco, anche pepe bianco ne possiamo mettere un paio di grammi. Ecco qua, 2 grammi di pepe bianco, 6 grammi di cannella, questa poi la mettiamo qui e la tritiamo. Questo ginepro, bacche di ginepro, ne mettiamo 3 grammi, così facciamo tutte le bacche e poi tritiamo tutto insieme. Questo è il coriandolo costa veramente nulla, ne mettiamo 2 grammi. Adesso mettiamo un po' di china, la china, ricordate China Martini, quello lì che faceva tanti anni fa? La china è ottima, se gli amari con la china ce ne sono tanti, vediamo quanto ne ho messo l'ultima volta, mettiamo un paio di grammi anche di china. Allora la china già è abbastanza, quindi la mettiamo direttamente dentro. Poi cosa abbiamo qua? La camomilla, oltre che questa non farà dormire, anzi darà un ottimo sapore. Vediamo quanto ne ho messo, ne ho segnato. Allora, per un litro circa 5 grammi, vediamo questo quant'è. Sì, allora, guardate se non riuscite a pesarlo. Che buon sapore, la camomilla non pesa molto, per cui allora qui siamo a 3 grammi, quindi ce ne mettiamo più, quindi praticamente un bicchierino intero di questi da caffè. Ragazzi, non è importante andare precisi precisi, perché poi tanto alla fine il sapore
cambia poco con mezzo grammo di più e mezzo grammo di meno. Questa la mettiamo direttamente perché non ha bisogno di essere tritata. Poi vediamo che c'è rimasto ancora. Oh, dunque, la scorza di limone. La scorza di limone è buona, però vi dà un retrogusto come il limoncello. Se vi piace il limoncello, ce lo mettete. Se non vi piace, non ce la mettete. Io ce l'ho messo una volta, non mi garba, quindi limone, scorza di limone, mi raccomando, secca, non ce la metto. Poi scorza di arancio dolce. Questa, siccome dà anche un bel colore rosso, ce ne mettiamo una decina di grammi, ma 10 grammi insomma non è che siano chissà che. Anche questo lo mettiamo direttamente. Chiaramente il barattolo non lo lavate col sapone dei piatti che dopo puzza, ci deve stare 30 giorni l'alcol lì dentro. Quindi allora l'angelica è un'erba che usano molto i frati, i benedettini, quindi molte spezie particolari tipo l'angelica, l'anice stellato, il cardo mariano, sono proprio dei monaci. 2 grammi, quindi circa 4 grammi di angelica. Io mi ricordo ancora Angelica, quando ero giovane stavano i film d'Angelica, che la peccatrice del Medioevo. Questa è molto buona, eh? Anche questa è già tritata, quindi la mettiamo dentro. Poi che ci abbiamo qua? Rabarbaro è buono, rabarbaro zucca, ci hanno fatto l'amaro, noi rabarbaro ce la mettiamo. Dopodiché l'anice stellato è molto buona, ma ve lo ricordate l'anice, l'anisetta, meletti, insomma ha un sapore molto forte, quindi più che una stella io non ci metterei. Una stella sarebbe questa, bellissimo, profumatissimo, ma più di una non ne metterei, anzi questa gli diamo una grattata. Riguirizia è buona, ma non esagerate, quindi ne mettiamo, io vado molto a naso, da dolcezza all'amaro, quindi 4 grammi ce li metterei. Poi curcuma gli dà un colore rosso, verrà fuori abbastanza rosso, siccome tutte queste spezie daranno un colore verde, almeno la curcuma lo porta un po' sul rosso e quindi un po' tipico degli amari. La curcuma ne mettiamo 5 grammi. Se voi mettete il naso dentro queste spezie, le sentite lontanamente dentro, se siete dei bevitori di amaro, li ritrovate dentro gli amari. Poi curcuma, anche questa è abbastanza tritata. Cardo mariano 2 grammi, ma 2 grammi di questa che è una, sono delle foglioline, sono tante, quindi le mettiamo perché sono buone, sono, se lo usano i monaci benedettini lo possiamo usare anche noi. Allora abbiamo finito, adesso andiamo con le spezie verdi. Praticamente sono verdi e qui abbiamo, questa è menta, la menta la possiamo mettere, leviamo le foglie che sono rovinate e le mettiamo direttamente anche col gambo, perché anche il gambo contiene dei sapori. Questa è ancora menta. Questa è ancora menta, la menta mettetene quanto vi pare, perché poi abbiamo mentuccia romana, Samaroma, ci mettiamo la mentuccia romana. Qui abbiamo del timo al limone, allora qui abbiamo della salvia fresca, la mettiamo proprio intera, e del rosmarino, il rosmarino sembrerà strano, ma gli dà un sapore eccezionale. Adesso ci manca un po' di zenzero,
e lo mettiamo a fettine. Lo zenzero è buonissimo e gli dà un sapore, una punta di piccantezza. Adesso dobbiamo tritare tutta questa roba qui e quindi vediamo. Ecco qua, abbiamo tritato un po' le nostre spezie, non c'è bisogno di arrivare alla polvere, mettiamo dentro, ci manca solo la cannella, l'ultima cosa da fare, alcol. Non dimenticato niente? Dimenticato nulla? No. Allora, mettiamo il nostro alcol. Chiudiamo bene. Mi raccomando, chiudete bene in modo che non ci siano uscite di aria o di altro genere. Guardate, già sta prendendo un colore verde. Allora, questo barattolo lo mettete in un luogo fresco, anche in frigorifero se fa caldo, e lasciate una trentina di giorni almeno, poi se vi piace potete andare anche di più. Lo mischiate bene, ogni tanto che passate da quelle parti dategli una mescolata. Ci vedremo fra... scusate, c'erano gli invasori. Lo zucchero e l'acqua, ci vediamo fra 30 giorni, ok? Boh, se non c'avete niente da fare, aspettate qua, se no ci vediamo fra 30 giorni. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the